questo tutorial di corso di Joomla.it vedremo come trasformare un sito Joomla da monolingua a multilingua. Per chi dovesse installare da zero un sito Joomla, già nella procedura di installazione possiamo configurare il sito come multilingua. Ma spesso ci troviamo nella situazione di un sito che si presenta monolingua, in genere in italiano, e vogliamo successivamente trasformarlo in un sito multilingua. Vediamo come farlo. Può essere utile provare le procedure mostrate nel tutorial prima su un sito test, piuttosto che direttamente sul sito in produzione, in modo da prendere confidenza con i passaggi. Ipotizziamo di voler aggiungere la versione del sito in inglese e in francese. Il primo passaggio è l'installazione dei pacchetti lingua corrispondenti. Il pacchetto inglese è già installato, le altre lingue sono invece da installare. Possiamo farlo scaricando il file lingua, in questo caso in francese, dalla sezione translation di joomla.org per poi installare il pacchetto come una qualsiasi estensione, oppure installare la lingua direttamente dalla gestione lingua presente nel backend. Una volta installata la lingua o le lingue, le ritroveremo nella sezione delle lingue installate a livello pubblico e a livello amministrativo. Dobbiamo però creare la lingua per quanto riguarda i contenuti, in modo da associare, come vedremo, una determinata lingua ai contenuti del sito, gli articoli, categorie, menu, moduli. Vediamo già presenti la lingua italiana e quella inglese, aggiungiamo la lingua francese per i contenuti. Il titolo viene mostrato solo nell'area amministrativa, nelle lingue disponibili per quanto riguarda i contenuti, quindi possiamo inserire un titolo a nostra discrezione, ad esempio francese. Il titolo nativo invece comparirà sul sito, pertanto è preferibile mostrarlo nella lingua nativa. Questo è utile perché un utente francese che accede al sito vorrà vedere l'indicazione del sito in francese nella sua lingua e così per le altre lingue. Nel campo tag inseriamo il codice specifico della lingua, codici regolati da uno standard internazionale. Un modo semplice per capire qual è il codice è andare nella sezione delle traduzioni su joomla.org e verificare il codice di ogni singola lingua. Nel caso del francese, come vediamo, è fr-fr. Indichiamo poi il codice che comparirà negli URL delle pagine del sito. Questo è importante anche a livello SEO. Noi inseriamo FR e quindi il prefisso immagine che associerà alla lingua l'immagine della bandierina corrispondente. Andiamo quindi ad attivare un plugin, System Language Filter, che permette di filtrare i contenuti in base alla lingua. Sul sito può essere mostrata di default la lingua predefinita, nel nostro caso ad esempio l'italiano, oppure può essere mostrata in base alle impostazioni della lingua del browser dell'utente. Lasciamo attive queste due opzioni. I contenuti del sito vengono mostrati automaticamente nella lingua impostata dall'utente. Vedremo invece cosa si intende per associazione degli elementi fra poco. Possiamo poi decidere se mostrare o meno negli URL delle pagine nella lingua predefinita, nel nostro caso in italiano, il prefisso lingua, quindi il prefisso it. Andiamo quindi a creare un modulo specifico, il modulo Language Switcher, che permette a livello pubblico di scegliere la lingua con cui visualizzare i contenuti. Selezioniamo come nuovo modulo lingua. Inseriamo il titolo, nel nostro esempio non lo mostreremo, e la posizione che andrà ad occupare sul template, ad esempio per quanto riguarda il template Protostar Position 0. Visualizzeremo così il modulo in quest'area specifica del template. Ricordiamo di assegnare questo modulo a tutte le pagine del sito. Possiamo mostrare questo modulo come menu a tendina oppure contenente le bandierine delle lingue. Usiamo al momento le bandierine.
Non vediamo le bandierine perché dobbiamo ancora collegare i contenuti del sito alle singole lingue, in particolare creare le pagine predefinite per ogni singola lingua. Ritorniamo sulla gestione dei moduli, attiviamo il modulo amministrativo Stato Multilingua, che è assolutamente consigliabile utilizzare se stiamo utilizzando sul front-end il modulo Language Switcher. Passiamo adesso a creare i contenuti del sito multilingua. Il primo passaggio fondamentale è quello di creare una voce di menu relativa alla pagina predefinita globale, pagina che però non verrà mostrata sul sito. Noi dobbiamo creare un nuovo menu che chiamiamo ad esempio menu principale. Inseriamo ad esempio nella descrizione home predefinita globale. Creiamo quindi una voce di menu che, come dicevamo, sarà la pagina predefinita globale. Impostiamo come tipo di voce di menu, ad esempio, articoli in evidenza di tutte le categorie. Impostiamola come pagina predefinita del sito per tutte le lingue. Fra poco creeremo le pagine predefinite, ovvero le home del sito, per le singole lingue. Noi vediamo che a livello dei contenuti la lingua è definita come tutte, sia per quanto riguarda le voci di menu che per quanto riguarda altri elementi come categorie, articoli, ad esempio anche i moduli. Essendo contenuti in italiano, assegniamo tutti questi elementi alla lingua italiana, definiamo ad esempio la categoria città in lingua italiana e creiamo poi le categorie città per quanto riguarda la lingua francese e la lingua inglese. Andiamo quindi nella gestione degli articoli e assegniamo a tutti gli articoli in italiano la lingua italiana, compresa la homepage. Noi vediamo in questo caso che a tutti questi articoli, che in effetti sono in italiano, è stata assegnata la lingua italiana. Creiamo quindi le versioni degli articoli nelle altre lingue, associandole alle categorie corrette e soprattutto assegnando la lingua corrispondente, la lingua inglese per gli articoli in inglese, la lingua francese per gli articoli in francese. Gli alias degli articoli in Joomla devono essere sempre diversi tra loro, quindi in questo caso dovremo andare a modificare gli alias. Una volta terminata la creazione di questi articoli, ritroveremo l'elenco con gli articoli nelle varie lingue. Come vediamo, tra i vari tab della pagina di gestione di un articolo, vediamo il tab Associazioni. Questo ci permette di associare questo articolo allo stesso articolo in un'altra lingua, a tutto vantaggio dell'usabilità del visitatore del sito. Selezionando l'articolo da associare, ci vengono mostrati solamente gli articoli della lingua interessata. Le associazioni degli elementi che noi abbiamo creato sono visibili nell'elenco degli articoli. Una volta creati gli articoli distinti per lingua, colleghiamoli alle voci di menu. Noi dovremo mostrare sul sito le barre di navigazione in relazione alla lingua. Innanzitutto creiamo tre menu principali. Il menu che abbiamo già sul sito può essere il menu del sito in italiano. Andiamo a modificare il nome di questo menu in modo da riconoscerlo più facilmente, ad esempio intitoliamolo menu IT. Quindi andiamo a creare gli altri due menu, i menu relativi alla barra di navigazione per il sito in inglese e per il sito in francese. Accediamo alle voci di menu già presenti all'interno del menu in italiano. Come lingua di queste voci di menu, collegate ad articoli in italiano o a elementi che devono essere mostrati in italiano, assegniamo la lingua italiana. Facciamo lo stesso per tutte le altre voci di menu del menu in italiano.
e definiamo quindi la voce home in italiano come pagina predefinita per il sito in lingua italiana. In questo caso, come vediamo, comparirà la bandierina relativa alla lingua italiana che sarà visualizzato anche a livello del menu in italiano. All'interno degli altri due menu, il menu in inglese e il menu in francese, creeremo le voci di menu per il sito nella versione appunto in inglese e in francese, collegandoli agli articoli corrispondenti e ovviamente nella medesima lingua, quindi lingua francese per quanto riguarda le voci di menu in francese, lingua inglese per quanto riguarda le voci di menu che dovranno comparire sul sito in inglese. Una volta create le voci di menu per la barra di navigazione nella seconda lingua, in questo caso come vediamo in inglese, dobbiamo indicare qual è la pagina predefinita per quella determinata lingua. Anche in questo caso comparirà la bandierina corrispondente alla lingua. Facciamo lo stesso per la terza lingua, nel nostro esempio francese. Creiamo adesso il modulo menu relativo alla barra di navigazione in inglese e a quello in francese, inserendola nella stessa posizione del modulo menu in italiano. In base alla lingua selezionata, poi il visitatore vedrà la barra di navigazione corrispondente. Il modulo menu, menu principale, contiene al suo interno il menu in italiano, quindi assegniamo a questo modulo menu la lingua italiana. Quindi andiamo a creare gli altri due moduli menu relativi alla barra di navigazione in inglese e in francese. Selezioniamo anche in questo caso come modulo menu. Indichiamo il titolo, che non verrà ovviamente visualizzato sul template. Possiamo riconoscerlo più facilmente indicando la lingua di questo menu. Selezioniamo il menu, in questo caso è menu in inglese, quindi lasciamo menu N. Definiamo la posizione del modulo all'interno del template. Nel nostro esempio la barra di navigazione si presenta nella position 1 del template Protostar. E assegniamo quindi come lingua la lingua inglese. Salviamo questo secondo modulo menu relativo alla barra di navigazione in inglese e ripetiamo l'operazione per quanto riguarda il modulo menu della barra di navigazione in francese. Selezioniamo il menu, deve essere mostrato all'interno di questo modulo il menu in francese. Indichiamo la posizione che andrà a occupare la barra di navigazione, sempre la position 1 del template Protostar. E quindi assegniamo la lingua a questo modulo menu, in questo caso ovviamente la lingua francese. Abbiamo così creato i tre moduli menu che conterranno le barre di navigazione nelle tre diverse lingue. Per quanto riguarda in modo specifico il layout delle barre di navigazione sul template Protostar, dobbiamo inserire questi due suffissi, suffisso classe menu e suffisso classe CSS modulo, all'interno delle opzioni avanzate dei due nuovi moduli menu che abbiamo appena creato. Torniamo quindi sul sito e vedremo le bandierine comparire all'interno del modulo del Language Switcher. Cliccando sulle singole bandierine, l'utente potrà visualizzare il sito nella lingua selezionata. Al posto delle bandierine, come dicevamo precedentemente, possiamo anche mostrare il menu a tendina. Andiamo a salvare questa impostazione. Aggiornando la pagina non ritroveremo più il modulo contenente le bandierine, ma un menu a tendina. L'utente selezionerà la lingua di riferimento. Se abbiamo creato delle associazioni di elementi tra articoli, come abbiamo fatto nel caso dell'articolo New York, l'utente che selezionerà un'altra lingua non verrà riportata all'home page,
ma direttamente allo stesso articolo nella diversa lingua. Riportiamo nuovamente, se preferiamo, le bandierine. Vediamo qui ad esempio anche la voce di menu relativa al login, quindi una voce di menu non collegata ad un articolo, e notiamo come in automatico venga utilizzata la lingua corretta. Vediamo il caso dei moduli, visualizziamo in questo esempio il modulo relativo al login. Come lingua questo modulo è assegnato a tutte le lingue, in questo caso viene mostrato quindi sul sito per qualsiasi lingua e la traduzione viene applicata automaticamente, tranne ovviamente il titolo che noi abbiamo deciso di mostrare a livello del modulo. Se volessimo mostrare il titolo nelle varie lingue, potremmo creare tre moduli login distinti, ognuno assegnato ad una lingua specifica. Tornando sul sito, noi vedremo sempre un solo modulo login, ma in questo caso con il titolo nella lingua corrispondente. Abbiamo duplicato il modulo login già presente in modo da ereditare anche tutte le impostazioni. Definiamo questo primo modulo in lingua italiana. Il titolo in questo caso è ovviamente in lingua italiana. Accediamo quindi al secondo modulo del login che comparirà quando visualizzeremo il sito nella versione in inglese. Inseriamo un titolo in inglese, definiamo la lingua inglese, ovviamente dobbiamo andare a pubblicare questo modulo che sarà visualizzato sempre all'interno della stessa posizione del template. Andiamo quindi a pubblicare il terzo modulo login che comparirà quando visualizzeremo il sito nella versione in francese. Inseriamo quindi il titolo in francese, andiamo a pubblicare questo modulo e quindi indichiamo come lingua francese. Noi ritroveremo quindi all'interno dell'elenco dei moduli tre moduli login distinti per lingua. L'utente visualizzerà il modulo nella lingua corrispondente. Selezionando il sito in italiano troverà il modulo login in italiano, lo stesso per quanto riguarda la versione in francese e la versione in inglese. Per quanto riguarda gli URL delle varie pagine, noi vediamo il codice lingua relativo alle diverse versioni del sito e che abbiamo definito nelle impostazioni delle singole lingue all'inizio del tutorial. Un altro aspetto è il codice lingua indicato all'interno del documento HTML e che ha anch'esso un impatto a livello SEO. Il codice lingua viene prelevato dal tag lingua che abbiamo inserito. Ad esempio, per le pagine in francese troveremo nel documento HTML il codice lingua FR-FR. Attivando il plugin System Language Code possiamo modificare questo codice lingua. Può essere utile, come indicato anche in questo messaggio, se vogliamo indicare ai motori di ricerca che le pagine, ad esempio in francese, sono relative al francese parlato in Canada. In questo caso dovremo sostituire al tag FR-FR il tag FR-K. Se noi andiamo a visualizzare nuovamente il codice HTML relativo alla pagina, visualizzeremo come codice lingua FR-K al posto del precedente codice lingua.